Siamo nell'ultima domenica del tempo ordinario. Adesso invece si chiama la festa di Cristo Re. È una festa che non ho mai amato perché dobbiamo chiarificare subito che chiamare Gesù Re si può soltanto farlo se diciamo Gesù Re Crocifisso. Re Crocifisso. Vedere Gesù secondo me significa vederlo crocifisso. Se non lo vedi crocifisso e lo vedi per esempio taumaturgico, capace di fare miracoli, non hai capito niente secondo me di Gesù. Sarà per quello che Gesù fa parte ormai dell'arredamento, che se ne dica, perché è l'immagine del Sacro Cuore, il Cristo del Corcovado, il Cristo delle profondità delle acque, il Cristo che ci può essere su qualche montagna dove c'è quasi sempre il crocifisso. Ma chi è Gesù? È il crocifisso. Per cui noi possiamo capire qualche cosa di Gesù Re se accettiamo che vedere Gesù significa vederlo crocifisso. Se non lo vedo crocifisso, non lo vedo. E che crocifisso per molti di noi vuol dire portato alla sofferenza per pagare il peccato di Adamo ed Eva, ma queste sono tutte nostre mentalità, frutto di cultura, frutto di pensieri di qualcuno che sono diventati universalità. Ma non è così, perché se Gesù ci ha insegnato a servire, mostratemi qualche re che serve. Forse c'è anche stato qualche santo, però che ricordava a tutti che era il re. Invece non bisogna ricordare che si è re, bisogna ricordarsi che si è tutti dei poveracci. Ho letto in questi giorni un testo che avevo già letto e che mi piace molto. Nasce nell'ambito degli alcolisti anonimi e parla di spiritualità. Perché che cos'è questa spiritualità? Una modalità di pensare e di conseguenza di agire che ti ricorda che sei un poveraccio. Che sei un poveraccio chiamato a grandi cose, forse superiore alle tue forze, perché dentro di te c'è lo spirito dell'amore infinito che ti spinge. Ma noi, legati alla materia, lo copriamo, questo spirito che ti spinge, e pensiamo che in questa maniera avremo di più dalla vita. Da dove la attingiamo questa spiritualità? Beh, dalle antiche storie, dai miti, da quella tradizione che alla fine, quando viene raccontata una storia, ti fa partecipare come se tu fossi uno degli attori. E prendiamo la storia che tutti conosciamo, che chiaramente è solo un mito, non è una realtà, ma non importa se non è una realtà, se il mito è legato alla nostra fragilità, diventa realtà, perché la spiritualità è l'opportunità che noi abbiamo di accettazione dei propri limiti e della fragilità umana. Questa è la spiritualità dell'imperfezione di cui parlano gli alcolisti anonimi. Allora, se io devo accettare la realtà, devo accettare che siamo esseri spirituali che però facciamo acqua da tutte le parti. Non siamo capaci a elevarci. Qualcuno sì, ma sembra che dobbiamo fare tanti sforzi. E invece non bisogna stare sforzi. Casomai bisogna prima di tutto eliminare la pretesa che quello che ci hanno detto è maledettamente giusto. Quello che ci hanno detto poteva essere giusto in un certo periodo, ma adesso non è più giusto. Perché appunto la spiritualità dell'imperfezione non ha la pretesa di essere giusta, è una spiritualità più interessata alle domande che alle risposte, più un cammino verso la terrestrità che è una lotta per la perfezione. È uno dei cambiamenti enormi che deve avvenire, perché la geografia, la vita dei santi che ci hanno raccontato, è tutta una vita dei santi dove si cerca la perfezione, dove si cerca la sofferenza, la mortificazione. Ma chi ti ha mai detto che Dio vuole questo? Non mi pare che Gesù avesse fatto una campagna su queste realtà su cui spesso la Chiesa ha preferito fermarsi, potenziare, quasi che Dio è contento quando noi soffriamo. Dio è felice di noi perché ci ama e spera che noi, diciamo con parole nostre, perché Dio non può sperare, sa già tutta la verità, e sa che soltanto se ricorreremo a questa realtà della spiritualità, della terrestrità, della imperfezione, dobbiamo smetterla di comportarci come se fossimo Dio, perché noi abbiamo qualcosa in comune con Dio, ma non siamo Dio. Ecco che il benessere, ecco che l'avere troppo, l'avere superfluo, ci ha reso incapaci di capire queste cose così semplici. Perché il Vangelo che cosa ci dice in fin dei conti? Lo leggiamo, anche se lo conosciamo da tanti anni. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere, i capi invece deridevano. Lo deridevano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei lui, il Cristo di Dio, l'eletto.
I soldati lo deridevano, si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Non sei un re? No, Gesù non è un re, perché i re cercano sempre di salvare se stessi, i propri beni, la propria famiglia, i propri titoli. Gesù non ha nessuna intenzione di fare queste cose. Gesù ha l'intenzione di salvarci, come con la sua credibilità. Lui è credibile, ha capito che per poter fare qualche cosa bisogna diventare martiri, non perché Dio vuole così, ma perché martire vuol dire testimone. Bisogna testimoniare che quelle cose che si dicono bisogna anche viverle. Così ci hanno insegnato i grandi maestri dell'antichità, Lao Tse, lo stesso Confucio, Socrate, ma anche Buddha. E naturalmente Gesù è in questa linea con una credibilità al 100%. Sulla croce il cosiddetto buon ladrone dirà al cattivo ladrone, siccome lo rimproverava dicendo salva te stesso e noi, invece il buon ladrone, il cosiddetto, gli dice: ma tu non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, e noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male, ma non c'è la parola in greco nulla di male. C'è piuttosto un'altra realtà che potremmo tradurre alla lettera, perché lui ha fatto tutte le cose a posto, ha fatto tutte le cose bene, come devono essere fatte. E poi disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi, nell'essere d'amore nel quale io entrerò, entrerai anche tu. Al buon ladrone cosiddetto bastava un pensiero, era contento che quell'uomo che moriva da Dio, moriva come Dio comanda. Dovremmo insegnare questo: bisogna morire come Dio comanda, perdonando, accogliendo. Gli bastava che questo uomo che su questa terra rappresentava il sogno di Dio realizzato pensasse a lui, e Gesù gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Allora ci sono, lo abbiamo visto, tanti che sono presenti in quel momento, ma che cos'è in particolare che è presente? Sono presenti le beatitudini. Beati quelli che patiscono per essere credibili, loro sono già nel regno di Dio. Gesù patisce non per l'amore della sofferenza, ma per essere credibile, perché se non è credibile è uno dei tanti parolai di questo mondo. C'è una bellissima frase di Viktor Frankl che dice: la saggezza è più della conoscenza, e la conoscenza è la conoscenza dei propri limiti. Tutti abbiamo dei limiti, per cui dobbiamo incamminarci verso la saggezza, ma la saggezza è più della conoscenza, perché è la conoscenza dei propri limiti. Ecco il compito che ne abbiamo su questa terra: conoscere i propri limiti per rimanere credibili. Come Don Sergio Messina, sono un poveraccio, assolutamente sono convinto, non ho la soluzione per niente, perché sono impastato di materialità, di pregiudizi, preconcetti, imparati magari da piccolo, da voglia di salvare me stesso. Gesù non c'ha questo pregiudizio che bisogna cominciare da sé a salvarsi, bisogna cominciare dagli altri. È Gesù che ce l'ha insegnato, e quando viene il momento in cui viene accusato, sa di essere preso e condannato alla morte, lui non vuole salvare se stesso, vuole salvare noi, dimostrandoci che si può essere credibili, per esempio, non solo accettando l'ingiustizia altrui, ma anche accettando di perdonare tutti, accettando di aprire la porta a chi bussa, non importa cosa ha fatto prima. L'importante è che in quel momento lui cerchi la verità delle cose. Ecco perché dicevo che è un brano da beatitudini. C'è un clima da beatitudine. Il problema è che molti di noi parlano di beatitudini, ma in realtà dentro di sé pensano che siano delle apparenti assurdità. Ma queste apparenti assurdità, beati i poveri perché sono già nel regno di Dio, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, nel Vangelo sono considerati pensieri sacri, eterni, gli unici che permettono all'umano di entrare nella logica di Dio. Sono quelle beatitudini e Gesù le mette in pratica. In fin dei conti anche il buon ladrone da parte sua li mette in pratica, si affida a colui che ha lasciato le cose al proprio posto, nel senso che le ha collocate nel posto giusto, che lo collochi anche lui nel posto giusto, magari soltanto col pensiero. Ecco perché Gesù gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Allora, quelli che guardano lo spettacolo, nella traduzione non c'è questa parola, ma in greco c'è lo spettacolo, molti guardano lo spettacolo. È uno spettacolo, come succede sempre quando c'è un incidente, si va a vedere, si va a controllare, a vedere il sangue, cosa si sono fatti, non importa se si devia dalla strada che si voleva fare, attira proprio lo spettacolo dei morenti, dei moribondi o dei feriti.
E allora, lo dice anche il Vangelo di Luca, tutti guardavano lo spettacolo. Di quelle persone che guardavano lo spettacolo, che cosa dobbiamo imparare? A deriderlo? A schernirlo? A battersi il petto? Dobbiamo decidere una volta per tutte. Se guardiamo quello spettaculum, teoria in greco, ecco che noi dobbiamo capire dove dobbiamo arrivare, cosa dobbiamo fare, capire che non dobbiamo salvare noi stessi. Tutti noi ne siamo convinti di questo, nel confronto al proprio figlio, per esempio, alla persona cara. Non devo salvare me stesso, ma devo preoccuparmi di salvare l'altro. Gesù ha allargato enormemente i confini, assolutamente li ha allargati in una maniera estrema. Come Antigone, questa giovane ragazza la quale sa che suo fratello è andato contro Creonte, il re, che tra l'altro è anche il loro zio. Si chiama Polinice questo fratello, è stato catturato e Creonte, lo zio, re, decide non soltanto di condannarlo a morte, ma che nessuno deve fare i riti dei funerali che sono così importanti nell'antichità. Chi non riceve i riti funebri non può entrare nell'Ade, nel regno dei morti. Non può entrare. Cosa fa la sorella Antigone? Va contro la legge dello zio re e si impegna a fare i riti funerei per poter permettere a questo caro amato fratello di entrare nel regno e riposarsi là dove si riposano le anime che lasciano questa terra. Quando Creonte, lo zio, lo viene a sapere, la condanna a morte. E dice anche alcune frasi particolarmente significative, perché dice che uno che si è comportato male non ha diritto dei riti funerei. E lei non ha paura davanti allo zio re, gli risponde: chi ti dice che lassù la pensano proprio come stai dicendo tu? Non importa, Creonte vuole umiliare questa sua nipote che ha disobbedito. E come risponde allora Antigone? Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore. Possiamo fare un paragone tra Antigone e Gesù. Cosa sta dicendo? Qual è lo spettacolo a cui sta partecipando la gente? Sta sentendo Gesù che dice: non sono nato per condividere l'odio, ma l'amore. Questo l'ha capito il buon ladrone, non l'hanno capito gli altri. Ecco perché Gesù gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Non sono nato per condividere l'odio, ma l'amore. Credo parole da Vangelo, assolutamente evangeliche. Assolutamente evangeliche. Sapete, quando Sofocle scrisse questa tragedia nel 442 avanti Cristo. Insomma, non possiamo che seguire allora il cammino di Gesù, perché lui è credibile, perché lui diventa testimone che anche nell'ingiustizia più profonda si può portare luce, quella dell'accettazione e quella del perdono. Forse molti di noi non ce la fanno, ecco perché dobbiamo attaccarci alla spiritualità della terrestrità, dei limiti, battersi il petto e dire: sono un poveraccio, parlo bene ma razzolo male. Certo, qual è l'errore più grande su cui si può fondare una spiritualità malata? È l'uso delle parole, è l'uso delle parole. La spiritualità prevede che la smettiamo di parlare sempre su tutto, ma valutiamo quello che dobbiamo dire, perché prima di tutto dobbiamo smettere di comportarci come quelli che sanno tutto, ma dovremmo cominciare a comportarci come quelli che, essendo poveracci, e già tanto se sanno qualche cosa di quell'immensa verità che Cristo ci ha portato. Allora concludiamo proprio: questo uomo, il buon ladrone, vede in quell'altro uomo, Gesù di Nazareth, il divino che esplode in tutta la sua pienezza e in tutta la sua bellezza. E allora si fa carico di questo divino esploso per dire: valeva la spesa vivere, morire sulla croce per poter vedere questa bellezza. Abbiamo detto che il Vangelo di Luca parla di spettacolo. Qual è lo spettacolo di cui la Chiesa ha bisogno? Di riti pomposi, di canti gregoriani, di gerarchie perfettamente allineate? No, il vero miracolo a cui partecipano è quello di vedere il divino che abita nell'uomo. Il buon samaritano faceva abitare dentro di sé il divino, anche se era scomunicato per tutti. Anche questo cattivo da una parte, ma si mostra così buono questo ladrone, perché anche in lui, con quella preghiera, quella che dovremmo fare anche tutti noi, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, fa esplodere il divino che è in lui.